L'Atalanta saluta l'Europa League sconfitta per 2-0 dall'Lipsia al Gavi Stadium, che non ha smesso di sostenere la squadra di Gasperini anche a giochi fatti. Per qualificarsi bisognava assolutamente vincere e quindi segnare, ma l'Atalanta è mancata proprio in fase offensiva, dove il piede di Zapata non ha mai concluso a rete. È bastata una sola distrazione perché l'Atalanta venisse punita dal Lipsia, abile a sfruttare una rapida ripartenza che ha fruttato il gol del vantaggio di Nkunku, con cui si è chiuso il primo tempo. Non è stata certamente l'Atalanta di stampo europeo quella vista all'opera nei primi 45 minuti, troppo prevedibile negli ultimi 20 metri, con due soli tiri nello specchio della porta di Zappacosta e Malinowski. All'inizio del secondo tempo, l'episodio che poteva riaprire la partita, ovvero il tocco con il braccio in area di Dani Olmo su calcio di punizione di Malinowski, che l'arbitro spagnolo Laos, dopo aver consultato il VAR, ha giudicato non punibile. Vani i tentativi di attacco dell'Atalanta anche con Muriel in campo e partita chiusa su calcio di rigore trasformato da Nkunku. I cori e l'incoraggiamento riservati dal pubblico alla squadra di Gasperini sono la medicina migliore per ripartire e concentrarsi sul finale di campionato per tentare di staccare ancora il biglietto per l'Europa. Per tutte le notizie vi rimando a zonamistamagazine.com.